Anche a Sant'Egidio è tempo di bilanci. Intanto è stato votato il rendiconto 2015 e si dovrà votare il preventivo. Sì, il bilancio, noi non abbiamo nessun tipo di problema sul consuntivo né tantomeno sul previsionale. Ci dispiace che questa amministrazione ha delle risorse disponibili, ha un grande avanzo di amministrazione di quasi 1.850.000, che sono tante grandi risorse. Purtroppo il governo Renzi non permette alla collettività di poter spendere le risorse e questo è un grande danno alla collettività. Oggi possiamo, con il bilancio di previsione possiamo spendere solo esclusivamente 386.000 euro, che sono pochissime in realtà come un comune di 10.000 abitanti, che è il comune più grande dell'Alta Val Vibrata. Questo tipo di leggi purtroppo i cittadini non riescono a comprendere, perché del resto non riusciamo noi stessi a comprenderle. Se c'è un'amministrazione virtuosa che ha mantenuto i conti a posto, che ha un avanzo di amministrazione così grande, dovrebbe almeno spendere quello che ha. Fanno delle leggi forse per i comuni poco virtuosi, dove hanno grandi debiti e non permettono sicuramente di poter spendere. Io credo, e questo anche grazie a voi, lancio un appello alla politica nazionale, al governo, per rivedere e dare la possibilità ai territori di poter spendere quello che hanno. Di solito quando si parla di bilanci si parla anche di aumento o diminuzione di tasse. In questo caso a Sant'Egidio che succede? Nulla, tutto rimane invariato, non c'è nessun aumento delle tasse. Del resto io credo che oggi, se un'amministrazione deve aumentare le tasse, lo deve fare diciamo in sinergia con la cittadinanza. Cioè, se ci fossero delle opere pubbliche strategiche che sono la risorsa di una comunità, a quel punto forse un'amministrazione può intraprendere questa strada. Ma visto che in realtà questa amministrazione ha le risorse disponibili che non può spendere, e quindi è come se non ce le avesse queste risorse, però possiamo dire alla comunità, siccome sentiamo che ci sono grandi comuni che stanno iniziando il predissesto, a Sant'Egidio della Vibrata non corriamo assolutamente questo rischio, questa comunità può essere orgogliosa di avere un bilancio sano dettato da sacrifici negli ultimi 7 anni di amministrazione.